Do subito il benvenuto a Gianluca Lubefalo, CEO QW Capital. Buon pomeriggio, ben ritrovato ancora sulle fonti. Buon pomeriggio, bentrovati. Partiamo da qui innanzitutto, partiamo dai mercati e poi ci spostiamo verso le banche centrali. Siamo nel mezzo della stagione delle trimestrali, numeri in chiaro scuro, cioè da qualche parte numero positivo, da altra parte ovviamente numeri negativi, soprattutto guidance negativa che poi ha causato delle vendite importanti. I mega cap stocks, cioè i FANG, si comportano da Reddit stocks, cioè da penny stocks, che è una cosa che non ci eravamo abituati a vedere, con non so, dei rialzi del 25%, poi caduta libera del 25% nella stessa giornata. Ti chiedo un parere, da dove si parte ora? Nel senso, stiamo vedendo già qualche seduta di fila di ottimismo, credi che questa situazione possa continuare? La situazione effettivamente, come hai detto tu, è particolarmente complessa, cioè ci stiamo spostando ad un mercato che giustamente cerca di rispondere a quelle che sono le valutazioni fondamentali. Quindi nel caso azionario fanno da padrone gli earnings e le aspettative di risultati, che poi non dimentichiamo, quando uno compra un'azione cosa compra? Compra il valore futuro, valore scontato dei futuri profitti di un'azienda, quindi attraverso dividendi e risultati. Quindi è giusto che gli earnings e le aspettative che le società offrono sui futuri earnings siano il punto centrale. Io, per quanto chiaramente non mi fa piacere vedere movimenti di mega cap che si muovono di decine di punti percentuali in un giorno, non è un bene, è vero, come l'hai definito tu, è penny stock. Però attenzione, era preoccupante allo stesso modo che dei mega cap avessero delle performance totalmente ingiustificate sulla base dei loro fondamentali nel passato. Cioè siamo avuti dei momenti in cui società, Tesla per esempio nel 2020 è andata su di 8 volte. Cioè, per quanto io ho fiducia nello specifico e nel nome Tesla per una serie di innovazioni che ha portato ed è stato il centro di una rivoluzione, in questo caso delle macchine elettriche, e quindi gli va dato atto di questo. Però attenzione, non possiamo considerare normale una situazione in cui una mega cap sale sull'anno di 8 volte, a meno che non ci fosse stato un qualcosa di così straordinariamente innovativo in quell'anno, e non fu il caso. È ovvio che questo del movimento sul più o meno 25%, addirittura cambiamento di direzione allo stesso giorno, è ancora più preoccupante. Ma era anche preoccupante quei movimenti difficilmente giustificabili. Stiamo parlando di un ambiente dove abbiamo vissuto per anni con 19 trilioni di dollari di titoli di Stato a tasso negativo. Io penso che se uno registrasse quello che ho appena detto e lo facesse fatto vedere a qualunque economista negli ultimi 100-150 anni, sarebbe venuto a ridere, perché abbiamo vissuto un mondo surreale, un'anomalia che non è giustificabile. Non si può credere che il valore della moneta, quindi il valore futuro, è negativo, per cui si sconta con un tasso negativo. Non si riesce neanche a dare una spiegazione matematica. Quindi è ovvio che dobbiamo ricorreggere queste storture. E non è un male che il Bund sia in territorio positivo, come hai detto tu, da qualche sessione. Era strano che fosse stato in territorio negativo per periodi lunghissimi. Anche vedere, ecco, su una cosa specifica ci tengo a precisare, si è parlato anche molto del rendimento dei titoli di Stato, e qualche volta viene individuato anche a livello internazionale il rendimento del BTP o l'allargamento dello spread del BTP rispetto per esempio ai bonus o ai titoli portoghesi. Facciamo attenzione che il BTP ha la caratteristica di essere l'unico mercato di tutti i mercati del sud Europa che ha un future molto liquido, quindi molte volte paga il prezzo che alcuni fondi che devono prendere una posizione negativa per esempio su tutta l'area euro periferal lo fanno via BTP. Questo va a danno dello spread, quindi voglio dire, siamo attenti. Per quanto è vero che l'Italia continua ad avere un ammasso di debito superiore ad altri paesi, però anche delle prospettive di crescita superiori, quindi quando viene giudicato l'allargamento del BTP superiore rispetto per esempio ai bonus degli ultimi giorni come una conferma o un segnale di sfiducia nei confronti dell'Italia, c'è anche un fattore tecnico della presenza del future che c'è nel BTP, non c'è nei bonus, o almeno non è così liquido, quindi questo è importante. A tuo avviso siamo in un mercato orso, bear market, insomma, possiamo chiamarlo come preferiamo, per quanto concerne il mercato obbligazionario? Allora, siamo usciti da un mercato più o meno bullish che andava avanti dal 1982, perché dalla fase
diciamo, di, dopo l'allargamento dei tassi, l'aumento dei tassi dell'amministrazione Volcker, che dovette gestire un'inflazione in linea con quella che stiamo vedendo adesso, perché sì, si parlava di double digit, ma in realtà se si va a guardare like with like, con gli stessi panieri, era un'inflazione a fine anni 70 molto comparabile a quella che abbiamo adesso, e lì fu fatta una manovra molto aggressiva, perché appunto venivamo da circa due decenni di eccessivo credito, quindi un po' sembra rimarcare quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, e quindi si dovette fronteggiare con delle politiche monetarie molto aggressive, e quindi dall'82-83 abbiamo avuto un mercato bullish obbligazionario, e siamo stati abituati quindi per circa 40 anni, esattamente 40 anni, ad un mercato che è andato in un'unica direzione più o meno, largo circa. È ovvio che adesso il semplice fatto che abbiamo raggiunto un botto, perché siamo stati in questa fase quasi folle di tassi negativi nominali, ma è ovvio che non è sostenibile, quindi è ovvio che the only way is up in un certo qual modo, però non necessariamente io mi aspetto un movimento bearish, anche perché la curva lunga ci sta dicendo che non sta scommettendo su questo aumento di inflazione persistente, cioè il 30 anni meno il 5 anni, quindi un differenziale della curva tra il 30 e il 5, che secondo me sta diventando più significativo del 10-2, comunque si è stretto da 125 a 25, quindi vuol dire che la differenza di rendimento tra il 35 si è molto ridotto, è stato un appiattimento della curva. La stessa cosa è successa, anche se in misura minore, sul 10 anni, verso i 2 anni, da 150 a 50 basis point. Questo ci sta dicendo, ora è 59, ma comunque ha toccato 50, ci sta dicendo che non necessariamente siamo in un mercato bearish obbligazionario. Sicuramente al momento la curva ci sta dicendo che non sta scommettendo su una sostenibilità della crescita economica. E ci sono un paio di analisi interessanti, in particolar modo vorrei single out quella di Wilson, di Morgan Stanley e di Michael Hartnett di Bank of America, che mettono in evidenza come, se analizziamo il ciclo delle inventories, effettivamente c'è stata una forza trainante della crescita, soprattutto dell'ultimo quarter del GDP, dovuta a questo incremento delle inventories, però questo non è sostenibile. Stiamo già vedendo retail sales che ha anticipato questo movimento, perché la gente ha anticipato gli acquisti per anticipare il rischio di aumento di prezzi, ma questi sono sempre dei movimenti molto di breve periodo, quindi se dobbiamo leggere la curva ci sta dicendo al momento la temporaneità non è necessariamente nell'inflazione, ma è nella crescita. Speriamo che non sia così. Allora, parliamo invece del dato forse più importante di questa settimana, ovvero la CPI che vedremo domani verso le 14.30 ore italiane. Nel frattempo però, ecco, ti chiedo innanzitutto quali sono le tue aspettative, se coincidono con quelle del mercato, cioè superiore al 7%, e quanto è indicativa per la Fed, in quanto ormai i mercati hanno scontato forse ancora un mese fa un bel po' di rialzi dei tassi. Sì, allora c'è due cose. Prima di tutto, per la Fed più che il CPI è importante il Price Consumption Expenditure, quindi il PCE, che comunque è abbastanza correlato ma non è ancora dal 100%, perché il paniere è differente. È rilevante l'informazione che ci sarà sicuramente, i mercati già scontano un livello abbastanza elevato, e comunque è un'osservazione. Quello che bisognerà capire, io vedevo che negli ultimi giorni addirittura Bank of America per esempio parla di 7 aumenti dei tassi di 25 punti base, francamente al momento la curva ci dice che non c'è quello spazio, perché se la differenza tra il Fed Funds Rate, comunque il 10 anni non ha fisicamente quello spazio, è ovvio che un aumento dei tassi a breve porta a una repricing di tutta la curva. Io non credo che stiamo necessariamente, è già giusto prezzare i 7 aumento dei tassi, ribadisco, non ci sono elementi sufficienti per dirlo. Sicuramente è molto probabile che i valori dell'inflazione domani continueranno a essere elevati, ci sono però delle componenti di seasonal adjustment che dobbiamo fare molta attenzione. Per esempio, c'è stato un dato molto importante sull'aumento dei posti di lavoro di venerdì scorso, però per esempio quello è un fattore, c'è stato un fattore di seasonality che è normale che avvenga per la prima osservazione dell'anno, che è stato enorme, di circa 2 milioni. Quindi bisogna fare molta attenzione quando andiamo a guardare un singolo dato, perché esistono una serie di valutazioni statistiche che vengono fatte, che è giusto che vengano fatte, perché bisogna destagionalizzare molte volte le serie, per cui dare troppa importanza a una singola osservazione io lo sconsiglio sempre. È indubbio che siamo in un ambiente di tassi più alti, di banche centrali che dovranno essere più restrittive, ma non perché
devono solo combattere l'inflazione. C'è stata un'analisi molto interessante di Rajan, che è stato l'ex governatore della Banca Centrale Indiana, oltre a essere l'ex capo economista dell'IMF, quindi uno degli economisti o dei banchieri centrali sicuramente più rispettati al mondo, che faceva presente come la grande differenza tra i mercati emergenti e i mercati sviluppati, una delle grandi differenze, è la credibilità di cui giustamente godono le banche centrali nei paesi sviluppati rispetto ai paesi emergenti. Però dava un monito: questo non è dato per assunto, non è per definizione, è conquistato sul mercato, conquistato con la fiducia. Dobbiamo stare attenti, le banche centrali si trovano a un bivio, quello di mettere in discussione la loro credibilità, e non se lo possono permettere, e dall'altra parte cercare di essere più generosi per supportare i mercati. Io credo che a questa fase di mercato preferiranno, e giustamente, mettere non in discussione la loro credibilità, questo ne sono convinto. Ecco, vorrei agganciarmi appunto perché hai detto banche centrali, giusto per capire come avete interpretato voi le parole di Christine Lagarde. Bisogna dire che notizie non ci sono state da una parte, ma nel frattempo c'è stata una reazione importante, nel senso vendite sul mercato obbligazionario, perché appunto Christine Lagarde ha detto che la BCE si baserà sui dati. C'è una certa pressione da parte dei falchi, c'è una certa pressione da parte della Bundesbank, perché l'inflazione in Germania è un po' più alta rispetto a quella non so, in Italia per esempio, o in Francia. E dunque, come avete interpretato, c'è stata novità? E a tuo avviso, anzi a vostro avviso, è possibile addirittura un rialzo entro fine anno dei tassi, allora, di interesse? Sì, certo, la BCE ha sempre fatto presente, e credo che la GARD non ha messo in discussione questo, che l'aumento dei tassi dovrebbe seguire, soltanto seguire, quindi non anticipare la fase di completamento del quantitative easing. Quindi, visto che la BCE è ancora in quantitative easing, chiaramente al momento non è previsto nell'immediato. Ribadisco, siamo in mercati, ma io penso e lo ribadisco sempre, i mercati, qualunque previsione oltre 3 mesi è pura, o 6 mesi, vogliamo essere generosi, è pura accademia. Quindi è giusto che la Lagarde dica ci faremo guidare dai dati, ma è il suo lavoro, cioè francamente non è giusto che... Quindi francamente non ci sono state novità secondo la tua interpretazione. È giusto che i mercati non possono pretendere che le banche centrali svolgano il ruolo di, come si dice, di balia asciutta, cioè che debbano aiutarli a supportarli. Non è il ruolo delle banche centrali. C'è stata una condizione macroeconomica, politica, dopo la Great Financial Crisis, per cui le banche centrali hanno svolto un ruolo di supporto, secondo me non volontario, ma di fatto. Questo è stato un effetto, diciamo, collaterale delle manovre di quantitative easing, che però sicuramente non possono essere considerate legittime e valide. Le banche centrali sono le prime che non lo vogliono, non è il loro ruolo quello, non hanno lo strumento per mantenere sostenere i mercati finanziari. Loro devono combattere, appunto, mantenere la stabilità dei prezzi, quindi combattere l'eccessiva inflazione o l'eccessiva deflazione, e devono, nel caso della Fed, che ha un doppio mandato, è l'unica banca con doppio mandato, deve anche cercare di garantire il massimo occupazione, quindi maximum employment. Questo è il ruolo delle banche centrali, che poi possa coincidere in alcuni periodi con delle manovre che vengono ben viste dai mercati finanziari, e dovrebbe essere coincidente, dovrebbe essere non causale, una correlazione, una coincidenza, non una casualità, causalità. E questo è molto importante. Io credo che sia Powell che la Lagarde, e in un certo qual modo sto iniziando a vedere anche delle novità, oltre che Bailey a Banca d'Inghilterra, anche da Kuroda, che è sempre stato colui che Kuroda, la Banca del Giappone, è stata la prima banca che ha reintrodotto il quantitative easing, già stiamo parlando 2002-2003, senza dimenticare che è stato inventato negli anni 30 proprio in Giappone. Comunque, anche Kuroda sta mandando dei segnali un po' più alla giapponese, quindi un po' più indiretti, di iniziare a preparare il mercato che questo yield curve control, e quindi il controllo della curva con i 10 anni in un range preciso, non può essere necessariamente confermato. Quindi le banche centrali stanno incominciando un minimo di atteggiamento, che secondo me è ben visto e benvenuto, di disengagement dai mercati, che non significa non volere che i mercati raggiungano il loro ruolo di price discovery, che siano fluidi e che ci siano delle disruption, ma il fatto che i mercati finanziari debbano dipendere dalle dichiarazioni di un governatore della banca centrale non è mai stato un bene.
No, assolutamente no. Nel frattempo, ecco, prima di lasciarci, visto che ecco, hai detto una cosa molto importante, che una previsione superiore di 3 mesi è quasi impossibile da parte delle banche centrali, hai perfettamente ragione per il semplice fatto che tutte le proiezioni non sono state corrette, sia in termini di inflazione che in termini di crescita. In questo caso, in termini di rischi, a vostro avviso è un rischio anche la situazione geopolitica creatasi qua in Europa, che però, come dire, include degli attori protagonisti importanti, in questo caso NATO, ma in particolar modo un nuovo fronte, se vogliamo dirlo così, della guerra fredda, cioè tra la Russia e in questo caso gli Stati Uniti. Poco fa è uscita la notizia che appunto Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti, andrà alla Peace Conference di Munich appunto per parlare di questo argomento. Poi c'è stata una conferenza stampa interessante, anche un po' strana, tra Olaf Scholz e Biden, dove Biden ha detto che se la Russia dovesse invadere l'Ucraina, il Nord Stream 2 non sarà più fattibile. Io lo trovo strano perché è un progetto di lungo termine, un progetto costoso, un progetto che è partito tanti tanti anni fa, forse più di 5, 6, 7 forse anni fa. Quindi non lo so, credete che sia un rischio la situazione geopolitica? Allora, premesso che il Nord Stream e la fornitura di gas da parte della Russia per l'Europa è fondamentale e credo che un qualunque interruzione di questo porterebbe a rivisitare tutta la politica energetica dell'area euro, quindi dubito che verrà messo in discussione. Personalmente io prendo sempre con le pinze le dichiarazioni che si leggono sui giornali quando si ha a che fare con geopolitica. Ricordo un amico che era coinvolto a un certo alto grado qualche anno fa, mi disse: l'unico, io non ti posso dire quello in cui sono coinvolto al momento, ma un mio consiglio personale è non credere a una parola di quello che leggi sui giornali, ma non perché i giornalisti ci danno le informazioni sbagliate, è perché nei giochi geopolitici riceviamo le informazioni che ci vogliono dare. Quindi alla fine è una partita molto complessa, è una partita di scacchi importantissima dove da una parte si può guardare il punto di vista americano, noi siamo comunque occidentali, io sono sempre per struttura americana e sono chiaramente filoamericano. Dall'altra parte però c'è anche l'interesse da parte della Russia. Io ricordo una mia visita recente in Russia pre-pandemia, mi colpì che parlando con dei russi, commentando la crisi missilistica degli anni 60, Khrushchev Kennedy, io ho sempre ricordo degli russi che stavano cercando di mandare i missili a Cuba e quindi rappresentavano una minaccia per gli Stati Uniti e per il mondo occidentale. Ma i russi mi dicevano: sì, ma guarda, quella fu una risposta al fatto che gli americani e quindi il mondo occidentale aveva messo dei missili nucleari in Germania, quindi vicino alla nostra area di influenza. Molte volte bisogna guardare i due punti di vista. Io sono convinto che comunque ci sono delle menti raffinatissime che curano questa partita di scacchi e sicuramente si stanno rivalutando e valutando degli equilibri. Non credo che le informazioni pubbliche che abbiamo ci permettano di fare un assessment completo della situazione. Quindi cerco di essere quanto più cinico possibile sulla cosa e aspettare. Dubito, siamo in mano a persone comunque responsabili, dubito che ci sia un'escalation. Per un altro ultimo punto, e poi vi lascio, è che quando si dice io parlo dei 3 mesi e dei 6 mesi e dire che le banche centrali o chi per loro non ne ha, diciamo, ha sbagliato tutte le previsioni, in realtà non è sbagliate le previsioni. Io credo che il problema è che queste variabili sono molto difficili da valutare e gli strumenti statistici che si hanno, che si basano su degli input molto variabili, hanno una capacità limitata. Io ricordo sempre una famosissima testimonianza di Bernanke. Due governatori fa della Fed del 2008, che diceva che non si aspettava una crisi economica americana nei successivi 6 mesi, quando l'economia americana era già in recessione. Quindi è molto difficile fare delle previsioni su questa variabile. Chiaro, assolutamente chiaro, anche però nell'ultima riunione della BCE le hanno chiesto se hanno qualche problema con le proiezioni perché non sono state mai corrette, c'è stata una domanda live, non credo che sia un'osservazione che abbiamo fatto No, soltanto noi o soltanto io, nel senso che le ultime previsioni sono state errate per gli ultimi 6-9 mesi, sia per la Fed che per la BCE. Grazie mille Gianluca Lobef, lo chiedevo, alla prossima e nel frattempo buon lavoro. grazie a voi, buona serata.